voci sulla vaccinazione e poi una linea dura contro le aziende farmaceutiche inadempienti. Allora, in collegamento con Uno Mattina, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, cosa ci dicono questi ultimi dati sui contagi che stanno aumentando? Quanto influiscono le nuove varianti del virus su questo incremento? Ma guardi Marco, al di là del dato di ieri che comincia a preoccupare per il numero quantitativo, noi nel report settimanale abbiamo documentato che nell'ultima settimana, dopo quattro settimane durante le quali il numero dei contagi era rimasto sostanzialmente stabile, quella sorta di calma piatta nella quale abbiamo parlato anche nella vostra trasmissione, nell'ultima settimana si è verificata un'inversione di tendenza. Questi casi che viaggiavano intorno agli 85.000 casi la settimana, nell'ultima sono arrivati a 92. Si comincia a vedere anche un'inversione di tendenza nelle terapie intensive, ma soprattutto spuntano un po' come funghi queste aree, soprattutto a livello provinciale, quindi e poi piccoli comuni piuttosto che grandi città, dove vediamo queste impennate importanti, impennate che difficilmente sono giustificate dall'acceppo tradizionale del virus e verosimilmente sono dovute alle varianti. Cioè, paradossalmente noi oggi la variante la vediamo anticipata da quello che è la velocità con la quale aumenta il contagio prima ancora di documentarla con il sequenziamento che, come sappiamo, è un'attività diciamo, non di routine che va ancora un po' a rilento. Senta Presidente, alla luce di questi dati e quindi della preoccupazione che ne consegue, molti scienziati in queste ore stanno dicendo attenzione, queste chiusure, come dire, a macchia di leopardo, chiusure puntiformi, così l'hanno descritte, forse riescono a fare poco, ci vorrebbe un lockdown totale e dunque si riaffaccia diciamo, questa ipotesi. Lei che cosa ne pensa? Ma guardi, la questione del lockdown totale che anche noi diciamo, abbiamo invocato fino a un mese fa, ci siamo resi conto della infattibilità sia di tipo operativo sia di tipo sociale. Quella di tipo operativo è legata al fatto che se il lockdown totale da un lato riesce ad abbattere la curva in maniera importante, perché noi sappiamo che in questi tre mesi di regioni a colori abbiamo sì ottenuto una piccola flessione della curva, ma non l'abbiamo abbattuta in maniera normale. Il problema reale è porsi la domanda, ma le regioni sono pronte con i loro sistemi sanitari e in generale tutto il sistema è pronto poi per gestire quelli che sono i risultati che otterremo con un eventuale lockdown? E parlo di tamponi, parlo di tracciamenti, parlo di messa in sicurezza delle scuole con aerazione e umidificazione, parlo di potenziamento di mezzi pubblici, parlo di gestione delle frontiere, dei flussi turistici. Cioè l'impressione che quella strategia zero Covid che stanno utilizzando alcuni paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda sia poco attuabile in Italia, per cui se da un lato il lockdown permetterebbe di abbassare in maniera importante la curva, la domanda poi è: siamo in condizione di tesaurizzare realmente questi effetti? Perché se non è così è ovvio che i rischi sono maggiori dei benefici, soprattutto perché un lockdown generalizzato significherebbe ovviamente quella che diciamo una paralisi del paese per almeno 2-3 settimane, ma ripeto, sono scelte politiche dove i tecnici possono dare soltanto dei consigli. Allora professore, resti con noi perché adesso ci colleghiamo con Brescia. Presidente Cartabellotta, sono 41 più o meno le province italiane a rischio, abbiamo parlato di queste diciamo così, chiusure o restrizioni a macchia di leopardo in tutta Italia, no? Anche situazioni che riguardano aree metropolitane, ieri per esempio saltava all'occhio, dopo saremo anche a Imola, ma la situazione di Bologna dove l'indice RT è salito notevolmente. Siccome siamo in attesa anche del decreto del governo sulle prossime diciamo così, colorazioni del paese, le chiedo l'indice RT, che ancora continua ad essere un punto di riferimento per la classificazione, la mappatura del rischio, a fronte diciamo, di queste classificazioni anche puntiformi, ripeto, e quindi provinciali se non comunali, ha ancora senso, ancora, può ancora essere un punto di riferimento?
Ma guardi, sulle grandi diciamo, aree, quelle regionali, sicuramente sì. Noi quello che abbiamo visto è che l'indicatore più immediato da utilizzare è l'incremento percentuale dei casi rispetto alla settimana precedente, sì. Proprio perché intanto viene misurato direttamente e dà un'idea di quella che è la velocità di crescita nella diffusione del contagio. Quelle 41 province a cui lei si riferiva sono quelle che di fatto nell'ultima settimana hanno avuto un incremento superiore al 20%, alcune sono arrivate addirittura all'80%. Ieri sera ho letto che il Presidente della Toscana ha già disposto le zone rosse in due o tre delle province che noi avevamo segnalato. C'è un indicatore di immediata diciamo, identificazione e di facile applicazione, perché andare a calcolare l'RT a livello di singola provincia o di comune diventa anche complesso dal punto di vista metodologico. Quello che mi preme sottolineare che in questo momento, dove l'impianto frenante della macchina noi sappiamo diciamo, è tarato sull'asfalto asciutto piuttosto che sul bagnato, noi ci troviamo ad attraversare delle macchie d'olio, quindi bisogna per tempo cominciare a frenare anche con il cosiddetto freno motore e quindi privilegiare quella che è la tempestività delle chiusure rispetto al loro rigore. Cioè, appena i casi aumentano il livello percentuale così elevato, bisogna subito applicare le restrizioni, perché altrimenti inevitabilmente se il contagio si allarga saremo costretti poi ad applicare delle chiusure molto più ampie dal punto di vista geografico. Quindi grande coordinamento tra comuni, regioni e governo per applicare anche queste chiusure localizzate che, come sappiamo, oggi non penalizzano le attività commerciali, perché il nuovo decreto prevede che i ristori e gli indennizzi saranno disponibili anche quando le chiusure vengono decise a livello regionale. Bene. Grazie professore. Grazie davvero Presidente. Grazie a voi.